L'assessore Verì ha programmato i nuovi tetti di spesa sulle prestazioni rivolte al mondo dell'autismo, a tutti quei soggetti che sono affetti dal disturbo dello spettro autistico. Dei tetti di spesa però che sono totalmente incoerenti e incapienti rispetto ai fabbisogni della ASL1. Parliamo di appena il 9% rispetto al totale rivolto per i fabbisogni della ASL1. Io ho ritenuto necessario e fondamentale portare la questione all'interno del Consiglio regionale e la risposta che purtroppo ho ricevuto dall'assessore Verì grida veramente allo scandalo. Nella sostanza l'assessore Verì ha detto che la colpa è della ASL1 che ha sbagliato a fare i conti, ma non ha alcuna intenzione di intervenire su questi tetti. Ricordiamo bene all'assessore Verì, che dovrebbe sapere, già visto il ruolo che ricopre, l'importanza di questi tetti di spesa. I soldi che sono stati stanziati per l'ASL1 sono del tutto insufficienti per coprire i fabbisogni di centinaia e centinaia di utenti, parliamo di bambini e bambini, ragazze e ragazze, di soggetti minori e quindi di centinaia e centinaia di famiglie che hanno bisogno della presenza dell'ASL1, che hanno bisogno della presenza e del supporto delle prestazioni rivolte all'autismo e che invece con questi tetti di spesa gli verranno negate. Non posso assolutamente accettare la risposta che l'assessore Verì mi ha dato oggi, un decido di non decidere sostanzialmente. Per quello che mi riguarda, data l'importanza del tema, io assillerò l'assessore Verì fino a quando non deciderà di ritirare quella delibera e riprogrammare i tetti di spesa in maniera da garantire all'AS l'integrità della presa in carico e la totale presa in carico di tutti gli utenti e le loro famiglie.